Rana, com'è stato passare dallo stare in comunità e quindi dall'essere aiutato ad aiutare i ragazzi che si trovano nella situazione in cui sei stato tu in precedenza? È stato, certe volte è stato difficile, che quando sono venuto qui non sapevo parlare, non conoscevo le persone, però piano piano ho conosciuto le persone buone, mi hanno aiutato, mi hanno consigliato fare le cose per bene, mi hanno mandato in scuola, mi hanno dato una mano per il mio futuro, come devo andare avanti. E poi piano piano ho iniziato a lavorare, ho deciso di imparare come si fa le pizze e piano piano ho seguito i maestro pizzaioli, ho seguito i locali più importanti, è passato più pizzeria. Com'è stato aiutare oggi questi ragazzi? È stato molto bello, sono molto contento, perché soprattutto io che vengo da una parte che non conoscete bene, però riesco a dare mestieri ai ragazzi, è molto bello, molto per me emozionante, anche perché trovo molto bene anche con i ragazzi, è una cosa sia divertente e sia dire orgoglioso di fare questo. Diciamo che da tecnico tu che hai sondato un po' le capacità dei ragazzi, pensi che qualcuno di loro possa diventare un grande pizzaiolo? Sì, certo. C'è qualcuno che ce l'ha, c'ha la stoffa? Sì, cioè, non dico tutti, però qualcuno che hanno voglia di imparare, voglia di impegnare, cioè ci sono.